19esima giornata FAI di primavera. In tutta Italia aperture straordinarie di beni di interesse storico, artistico e naturalistico. In provincia di Frosinone, grazie alla collaborazione del FAI con il comune di Picalvi, è possibile visitare il castello medievale, che ci parla ancora oggi di una storia antica in una zona di confine tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa. Seguitemi. Siamo entrati all'interno del castello di Picalvi e siamo in compagnia dell'architetto Diego Mammone, presidente del gruppo archeologico Medioliri, grazie al quale inizieremo una visita guidata che ci porterà alla scoperta di questo sito veramente imponente e meraviglioso. Le lascio la parola, professore. Grazie. Sì, questo castello è sicuramente un elemento eccezionale per il territorio, ma forse anche nel panorama generale dei castelli d'Italia. Molto particolare dalle sue origini, sicuramente non longobarde come purtroppo una storiografia locale vorrebbe, di qualche anno posteriore. Siamo intorno al 1000 quando abbiamo i primi documenti che ci dicono che Oderiso dei Conti dei Marsi risiede nel castello di Picalvi. Successivamente il castello passa di mano ed è della famiglia dei D'Aquino. I D'Aquino, in particolare Atenolfo D'Aquino, che si dice signore de Albeto, e suo figlio Tommaso D'Aquino, lo zio del santo, nasce probabilmente in questo castello, perché si dice nato nel castello di Alvito o forse in quello di Picalvi. Sicuramente questo castello viene ristrutturato nella coinè fortificatoria successiva al 1229-1230, cioè il ritorno precipitoso dalla Terra Santa di Tommaso d'Aquino e poi Federico II per riprendere in mano il regno che era stato invaso dai clavi segnati, e quindi la successiva necessità di rifortificare dopo un anno di presenza all'interno delle fortificazioni degli osservatori papalini. Questo castello in particolare ci dice che sono state applicate le tecniche fortificatorie che Tommaso d'Aquino e Federico II avevano visto applicate in Terra Santa. Tant'è vero che qui ci sono alcuni dispositivi che vengono messi in atto che sono molto simili a quelli che troviamo in alcuni castelli della Terra Santa, della Palestina. In particolare, per esempio, il battiponte non è comune nei castelli della zona, e soprattutto l'impianto complessivo. Addirittura viene modificato l'accesso antico, originario del castello, e viene creato un percorso di ingresso che gira sotto le mura, sotto la difesa piombante, perché qui dobbiamo immaginare che oltre alla scarpa c'erano dei beccatelli, per cui chi si avvicinava all'entrata del castello era costantemente sotto tiro piombante, e poi una volta entrato dalla porta del castello entrava in questa sorta di camera della morte, come nelle tonnare, no? Certo. Dove c'era la torre e tutta una serie di postazioni di tiro che fiancheggiavano il percorso fino all'accesso ultimo. E questo castello, tra l'altro, ha una serie di elementi abbastanza importanti. In particolare, forse la cosa più importante è il salone con i pilastri, che chiaramente ha delle ascendenze riferibili ai cistercensi, alle maestranze cistercensi, che sappiamo che dal 1224 Federico II chiede a collaborare per costruire palazzi e castelli nel suo regno, oltre che a istruire i magistri Gregorum et Armentorum. Quindi sappiamo con certezza che le maestranze cistercensi hanno contribuito alla edificazione di queste opere nel regno di Federico II, e sicuramente Tommaso d'Aquino ne utilizzò qualcuno, perché ci sono delle soluzioni architettoniche molto particolari, estremamente sofisticate,
che anche se non c'era ancora la tecnica, la scienza delle costruzioni, però sicuramente c'era una conoscenza della distribuzione dei pesi e oltretutto anche un'eleganza nella realizzazione, come si può vedere da alcune soluzioni architettoniche del salone. Per quanto riguarda poi... Quali ad esempio, professore, mi scusi, il fatto sì, che... Sì, il fatto che per esempio ci sono degli archi a tutto sesto che per tenere costante l'altezza del soffitto non viene utilizzato l'arco a sesto ribassato, ma viene utilizzato l'arco a tutto sesto ribassandone il punto di imposta. Per cui diciamo che è un artificio molto sofisticato e anche di un certo effetto. Tra l'altro un salone imponente che purtroppo oggi non si può godere in tutta la sua interezza come era in origine, perché è stato frazionato da una serie di camerette realizzate probabilmente quando vi hanno soggiornato le monache di San Nicandro, e che speriamo si possa tornare a godere nella sua bellezza originaria con un intervento di restauro che purtroppo da 20 anni stiamo aspettando ma non si riesce ancora a realizzare. Come purtroppo è un po' il problema degli altri castelli della zona, perché questa zona è molto ricca di fortificazioni, di torri, castelli, rocche, che restano in attesa di un intervento di restauro che possa riportarle all'attenzione del pubblico e alla fruizione, perché giustamente in altre regioni, Umbria, Toscana, eccetera, è possibile visitare queste rocche, questi castelli, addirittura con un circuito di rocche e castelli che sono stati poi rivitalizzati e vengono proposti con varie manifestazioni, rievocazioni storiche, eccetera. Qui da noi invece siamo un pochettino in stand-by, siamo sempre in attesa che vengano recuperati, vengano messi in sicurezza, vengano riattati, e quindi purtroppo dobbiamo continuare ad aspettare. A proposito di quel salone di cui mi parlava, quello diciamo fa parte della parte residenziale del castello e prospetta sulla cosiddetta piazza d'armi. Sì. Diciamo, mi corregga se sbaglio. Sì. E riguardo alla organizzazione completa del castello, no? Quindi la parte probabilmente residenziale e poi la parte dedicata alla difesa. Sì, noi difatti siamo qui nella zona prossima agli spalti del castello e ovviamente qui erano un po' più alti gli spalti ed erano merlati, probabilmente c'erano degli elementi in aggetto perché la scarpa al di sotto senza i beccadelli al di sopra perde gran parte della sua efficacia. Tra l'altro ci sono delle torri, in particolare quella in posizione centrale rispetto a questo fianco, che è una torre un po' particolare che troviamo anche in altri esempi, come nel castello di Sora, come nel castello di Atina, non il palazzo ducale, l'altro, quello di San Marco, Roccaianula, eccetera, eccetera. Quindi è una costruzione abbastanza riferibile, secondo me, proprio al periodo federiciano, ed è una soluzione che noi troviamo in altre opere fortificatorie della Palestina. Quindi probabilmente sono proprio opere importate in quel periodo, perché avevano avuto modo di testarne forse l'efficacia in fase di attacco, cioè sotto attacco e quindi in fase difensiva. Poi ci sono altre cose molto particolari, tipo per esempio il necessarium all'esterno, che è un elemento abbastanza inusuale. Tra l'altro anche rifinito in un certo modo, forse però più tardo rispetto alla preesistenza. La preesistenza doveva avere probabilmente delle latrine che però potevano scaricare direttamente sul fianco, lì invece è stata fatta una cosa un po' più elegante con questo cabinet che si sporge sopra la scarpa sottostante, che poi viene anche pudicamente rivestito successivamente, eccetera. Certo. Quindi insomma un'attenzione anche a questi aspetti. Professore, quindi sintetizzando, il castello aveva una funzione di difesa, era inserita all'interno di un complesso di castelli, di fortificazione? Sicuramente, questo, noi siamo in una zona di confine, questo era il confine del Regno di Sicilia, e quindi sicuramente una zona di altissima importanza strategica, e non a caso sia Enrico VI che Federico II la prima cosa che fanno è porre il loro, come dire, esprimere il loro possesso dei castelli di Arce, Sora, Atina e Alife, per esempio, per creare proprio questa linea difensiva. Tra l'altro il castello di Arce, che era importantissimo, era imprendibile,
Viene conquistato il 448 di Enrico VI, cosa che getta nello sgomento i castellani degli altri territori contermini, e per cui c'è questa resa quasi completa di tutti gli altri castellani. E successivamente poi Federico II ripeterà le gesta del padre, volendo proprio addirittura sposta il confine che era sulla riva sinistra dell'Iri, lo porta sulla riva destra spostandolo di 300 metri sulla cresta dei monti per inglobare anche il castello di Sora, perché è sicuramente una piazza importante per il controllo territoriale. Quindi c'è tutto un discorso che non va visto esclusivamente torre per torre, rocca per rocca, ma in un discorso complessivo. E noi l'unificazione di questo discorso lo troviamo sia nel castello, nei castelli di pertinenza imperiale come quello di Sora, ma lo troviamo anche in altri castelli come quello di Vicalvi, che pur non essendo di giurisdizione imperiale ricadono però comunque nel controllo di Federico II. Non a caso c'era Tommaso d'Aquino, conte da Cerra, che è il braccio destro di Federico II, giustiziario di terra di lavoro, nonché generale delle forze federiciane in Terra Santa nella crociata. Per cui questo ruolo fondamentale giocato dai d'Aquino in questo territorio, che bisognerebbe un attimo approfondire e mettere a punto. Volevo chiederle, a proposito del sito del castello, io ho letto anche della presenza di mura poligonali, che cosa ci può dire? Sì, le mura poligonali qui a Vicalvi sono tra l'altro una cosa poco nota, anche se pubblicate da Marcello Rizzello e Italo Bidditto nell'opera riferita proprio al contributo per la storia di Vicalvi. E tra l'altro ci sono queste cinte, perché più di una, poligonali, nella zona della Pineta, ma un'altra passava proprio qui sotto, tant'è vero che il viottolo che passa all'esterno del muro del castello passa proprio vicino a dei grossi blocchi che sono ancora in situ. Per cui la situazione precedente era sicuramente di un inoppidum, come viene riportato dalle cronache. Probabilmente c'erano anche delle strutture in questa zona, tant'è che sembra sia documentato all'interno della cisterna che è sotto questo cortile un mosaico pavimentale. Non sappiamo bene se riferibile ad una villa romana o a quale altro tipo di struttura, perché ne abbiamo soltanto alcune notizie e non ci sono immagini purtroppo di questo mosaico. Comunque sicuramente questa zona era abitata in antico, era utilizzata in antico ed era anche difesa in antico. Poi secondo alcuni da queste parti dovrebbe esserci anche la famosa città di Cominium, ma non siamo dell'idea, non siamo dell'opinione, noi abbiamo un'altra idea in proposito. Sicuramente questa è una zona fortemente presidiata ed era fortemente contesa, proprio perché su un confine, questa è stata terra di confine in tutti i periodi, in tutti i secoli, per cui è stata sempre fortemente contesa. E professore, un'ultima cosa, per i dati di cui lei è in possesso, fino a quando il castello ha avuto la funzione difensiva, è stato abitato? Ma la funzione difensiva, noi abbiamo delle testimonianze che si riferiscono alle cronache relative alla discesa in Italia di Carlo VIII, per esempio, che ci dicono che il Lautrec non riuscì a prendere il castello di Vicalvi, perché era, nonostante che Carlo VIII avesse seminato il terrore, perché veniva con le sue armi da fuoco di grosso calibro a minacciare, ricordiamo il famoso Pier Capponi e la disputa a Firenze, ma veniva a disputare, a minacciare le città di arrendersi e farle salve esclusivamente dopo aver versato un tributo in oro, ovviamente, o argento, come è successo a Monte San Giovanni. Qui invece è dovuto passare e andarsene senza riscuotere il tributo. Successivamente è stato ancora abitato fino al 700, perché poi qui ci sono vari passaggi di mano. Dai Cantelmo successivamente poi si passa ai Gallio e
per tutto il Settecento, abbiamo ancora una frequentazione che poi si rivolge più al borgo che non al castello vero e proprio, che viene man mano lasciato decadere, per cui le ultime vicende, diciamo, relative al castello come particolarità difensiva si riferiscono proprio al 5-600. Tra l'altro c'è Castrucci che nella sua cronaca parla di questo castello, si accenna anche nella descrizione del ducato di Alvito per l'acquisto da parte di Tolomeo Gallio. E tra l'altro viene detto ancora che c'è l'armeria con tutta una serie di dotazioni eccetera eccetera, quindi significa che il castello a quel tempo, pur se non funzionava per la difesa, però poteva essere in grado di funzionare. Però diciamo, ecco, quello più o meno il periodo, che poi troviamo anche l'affresco della cappellina che si riferisce agli inizi del 600, che ci mostra una delicata Madonna col bambino. Sì, c'è un col bambino e San Giovannino, una cosa importante, con San Rocco al lato, che non a caso è il patrono della peste, e San Sebastiano, se non sbaglio, adesso vado a memoria perché non ricordo bene. Ma la cosa più importante di quell'affresco è invece la vista che si ha del lago di Posta Fibreno, una veduta del lago di Posta Fibreno come era in antico, quando aveva un'estensione maggiore di quella attuale, quindi estremamente particolare. Tra l'altro un affresco che avrebbe bisogno urgentemente di essere restaurato, perché è oggetto di attacchi da parte di batteri e muffe. Non a caso la Madonna viene scambiata per Madonna Nera, ma non lo è, è semplicemente dovuto a un attacco di tipo batterico. Tra l'altro, durante la Seconda Guerra Mondiale, qui si sono ritirati i tedeschi, è giusto, professore? Sì, si sono fortificati i tedeschi, sono attestati, tant'è vero che lì sopra, dove c'è la meridiana, c'era una mitragliatrice che praticamente batteva tutta la zona sottostante. E la cosa poi che ci resta di quel periodo, la maggiormente visibile, è questa croce rossa dipinta con il Minio sul muro, per segnalare un ospedale che probabilmente non c'è mai stato, almeno secondo quanto ci ha detto una signora molto anziana molti anni fa, la quale ha detto chiaramente, dice, ma quale ospedale? Lì non c'è mai stato l'ospedale, i tedeschi ci tenevano i fucili, le bombe, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente è un espediente per evitare che bombardassero. Comunque questo espediente ha salvato il castello di Vicarvia dalla distruzione, per cui tutto sommato ben venga l'espediente quando può servire per una buona causa. Ringraziamo l'architetto Diego Mammone, presidente del gruppo archeologico Medio Liri, e soprattutto il FAI che ha permesso oggi l'apertura straordinaria di questo bene e la visita a un gioiello di architettura. Professore, chi volesse contattarvi cosa può fare? Ma siamo su Facebook, c'è la pagina del gruppo archeologico Medio Liri, non ha che da chiedere l'amicizia e poi avrà tutte le notizie che vuole da noi. Grazie. Grazie a lei, professore. Lasciamo questo castello dopo aver fatto un viaggio nel tempo. Per pochi minuti siamo entrati nella vita di un antico maniero. Ne abbiamo apprezzato le strutture di difesa e le soluzioni architettoniche. Ringraziamo l'architetto Diego Mammone del gruppo archeologico e soprattutto il FAI ed il comune di Vicalvi che hanno organizzato una giornata così straordinaria. Alla prossima!